Falconieri, sbandieratori, musici, sputafuoco, ma anche giocolieri e la corte di Pandolfo III Malatesta. Non ci saranno le sfide quest'anno al Palio delle Contrade, ma un ricco programma di spettacoli che andranno in scena nel centro storico di Fano sabato 17 e domenica 18 luglio. A dare avvio al fine settimana sarà l'evento di venerdì alle 21.15 alla Corte Malatestiana, organizzato da Impronte Femminili in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano dal titolo Concerto Segreto delle Dame. Sabato sera invece si partirà con una serata rievocativa in piazza 20 settembre. Tutte le iniziative sono gratuite, ma qui sono previsti 200 posti a sedere per i quali è necessaria la prenotazione tramite il sito del Palio o su liveticket.it. Tante le richieste già arrivate da ogni parte d'Italia. Sarà una serata di festeggiamenti in onore del matrimonio di Pandolfo III e Paola Bianca, quindi un insieme di spettacoli più filologici, più storici, ma altrettanto avvincenti e spettacolari in onore del nostro Signore. La seconda serata sarà una serata più di spettacoli e di animazioni per i tanti spettatori che verranno. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21, ma in contemporanea all'interno della Corte Malatestiana sarà allestito un autentico spaccato medievale in una ricostruzione rigorosamente filologica in collaborazione con il gruppo In Itinere Musica Medievale, che aprirà le porte dalle 19 alla mezzanotte con la possibilità di continuare il viaggio nella storia visitando il Museo Cittadino, previo acquisto del biglietto. In questo contesto, dove verrà realizzato un percorso didattico divulgativo, si assisterà anche ad un laboratorio di ceramiche antiche curato da Laura Lippera. Logicamente sempre con il sostegno, il supporto e il consiglio della nostra studiosa più importante di Fano, che è la professoressa Anna Falcioni, che è anche presidente del Centro Studi Malatestiano, ci ha suggerito, ci ha consigliato e ci ha aiutato nella ricostruzione di questo ambiente, di quello che potevamo inserire all'interno della Corte Malatestiana per far sì il visitatore che possa respirare quest'aria, l'aria della corte, della nostra corte fanese. La Pandolfaccia che torna a casa e nonostante il Covid è una manifestazione confermata. Siamo veramente tanto contenti, insomma riportiamo alla luce anche quest'anno, dopo questo periodo di pandemia, il periodo storico dei Malatesta, a casa dei Malatesta, perché saremo alla Corte Malatestiana in un evento che insomma si terrà nel weekend, dove la città ovviamente sarà appositamente allestita. Quindi veramente un grande ringraziamento ai ragazzi che stanno lavorando tanto in questo periodo di pandemia e che rendono danno alla città ciò che serve. Anche la Regione Marche continua a credere in questa manifestazione. Sì, la Regione Marche continua a sostenere il Palio delle Contrade. L'elemento di novità è quello di riaprire anche la Corte Malatestiana, un bellissimo scenario per la quale invitiamo fanesi e non solo a partecipare.